E bentrovati amici e amiche, oggi qui su Penny's Big Breakaway. Non so se l'ho pronunciato bene, non ne ho idea, ma in pratica coso che assomiglia a Sonic, credo, da quello che ho visto almeno dai trailer. Sta partendo la cinematic. Dicevo appunto, dobbiamo ringraziare fortissimo gli amici di Private Division. Private Division, publisher di questo gioco, ha pubblicato anche giochi come Ancestors, ha pubblicato anche Kerbal Space Program. Insomma, roba che a me principalmente diverte, perché di base sono giochi che a me divertono. Carino questo menu fatto in questa maniera, tutto molto simpatichello. Dunque, lo proviamo insieme per la prima volta. Ho solo visto i trailer e mi sembrava molto interessante, per questo ero contentissimo di riceverlo. Vediamo un pochettino anche se dal punto di vista di gioco, ecco, del gioco vero e proprio, ci si può divertire abbastanza. Ovviamente le animazioni sono da gioco indie, diciamo, già le animazioni del viso, ecco, dell'audio anche in generale. Sembra tutto un po' da gioco indie. Ah, abbiamo questo un po' anche di delay, se è possibile. No, dai, carino. Su Steam Deck, ragazzi, sarà una roba incredibile. Tra l'altro italiano, che non mi sembra di stare a parlare di una cosa così particolare, ma purtroppo, ragazzi, ormai lo è. Cioè, avere un gioco tradotto in italiano non è facilissimo, ultimamente. Carino comunque, tutto molto colorato, molto pupazzoso. Bisogna capire quanto è... Ho visto un gameplay molto rapido, dovrebbe essere di quei giochi appunto alla Sonic, dove c'è un... Cos'è quello? Ma sti pochi FPS erano fatti apposta? Perché il nostro yo-yo ha una bocca? What? Cos'è successo nella mia vita? Ah, ok, è una sorta di tutorialetto barra livello bonus. Ah, ok, è proprio un po' di comandi strani effettivamente. XX per scattare? Serio? No, non ha scattato. Ah, ok. Ok, deve andare prima in avanti. Bello però. Ok, no, figo. Ok. È che dal punto di vista dell'audio mi sembra tutto piuttosto scarno. Non so voi. Però devo dirlo, ragazzi, il gameplay così mi piace. Cioè, è una di quelle cose in cui ci perderei la vita, effettivamente. Anche qui, a questo punto credo sia fatto tutto apposta. È proprio lo stile. Non mi piace tantissimo. Però carino. Cioè, i disegni sono carini. Niente, abbiamo spogliato il re? Problema questo. Delinquente, perfetto. Queste sono le guardie? Ok, quindi la storia è che noi per fare un'audizione, diciamo, al re, col re, ci hanno sbattuto in prigione. Ma scusami, come siamo finiti qui, scusatemi? E vedete, già comunque la manualità ce l'ho presa. Ok, ce l'ho fatta. Ah, c'è il salto a parete! Ok, c'è il salto a parete, buono. No, sono caduto. Perché per sbaglio io premo due volte il tasto per attaccare. Però carino. No, mi piace. Ah, ma quello è un coso. Aspetta, voglio andare qui. Ci sono i segreti, dai. No, ok, ho capito cosa devo fare. Ora, l'importante è farlo. Ecco qua. Ok. Ci sono le missioni secondarie, serio? I nostri bulloni, ok. Ah, eccoli. Uno di cinque?
5 su 5. Dovrei... Ecco, perfetto. L'ho trovato, perfetto, dai. C'è un numero sufficiente di buffi difensori di Eddie. Di Eddie? Sarà il re? Ok, perfetto. Quindi i pinguini mi si appiccicano addosso. E io devo fare tipo i trick con lo yo-yo. Tipo questi. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Divertente, divertente. I gelati a che servono? Questo non mi è chiaro, però lo scopriremo. Ok, devo seguire un mulinello. Però al contrario, perché... No, al contrario. Beh, vedi. Perché devo svitare. Bello, però. Mi ricorda molto i giochi della Nintendo. Questo genere di inventiva, così, insomma. Che fa questo? Li caccio io, li caccio. Eccomi. Pecca del panino. Non avrete mai. Bastardi. No. No. Scendetemi di dosso. Ah, ti dice anche quanti ancora ne devi avere addosso per essere arrestato. Ok. Ah, proprio così? Alla Sonic? Un po' più lento, ovviamente. Taglio io, tranquillo. Ok. Ho paura che ci siano... vedi. Ho paura che ci siano, infatti ci sono. Vabbè, niente, non mi sa che non è di qua che dobbiamo arrivarci. Ecco, questo è un genere di gioco che io su una console portatile ce lo vedrei. Una Switch, una Steam Deck, insomma. So che mi ripeto. Ah, oddio, ma posso partire così? No, vabbè. Via. Bellissimo. Arrivederci, stronzi. Dicevo, appunto, una Switch, una Steam Deck. Ma che Switch c'è? Devo controllare. Buongiorno, siamo sul parco dell'artista. Più a te, più in alto a terra, maggiore saranno le ricompense. Esattamente come Super Mario. A seconda di quanto sei in alto sull'asta della bandiera, lui ti dà delle ricompense alla fine del livello. Tra l'altro c'è un timer lì in basso, quindi mi sa che c'è... Ho sbagliato perché la proporzione non l'ho capita. Non ho capito cosa devo fare, gioco. Ok, la cartolina. Quindi a seconda del... No, figo. Questo su me lo spippolo tutto su Steam Deck, ragazzi. Come il gioco di Pac-Man. Io ho finito tutto Pac-Man su Steam Deck. Bellissimo. Ve lo straconsiglio. Pac-Man Repacked, quello là, insomma, della PlayStation. Vabbè, lasciate stare. Faccio così. E poi faccio così. E poi faccio così. Oh, bello, bello, bello. Attenzione. Via. Ah, ecco qual era il problema. Devo direzionarmi. Vabbè, allora dillo. Ma una volta preso la mano, quello che mi piace è che c'è il flow. Una volta preso la mano con il gioco, diciamo che inizi a divertirti anche ad andare un po' più veloce. Questo però rompe un po' il mood, perché non è proprio preciso dove che devi andare. È stato così catartico, grazie, preghe. Ma che c'è? La morte. Questo che fa? Ah, questo fa, perfetto. Ma attenzione! Sono vivo? Sono salvo? Questo cos'è? Bietta al tuo capo, va bene, ci penso io. Eccolo qua, salve. Carina sta cosa che... ti mette delle missioni secondarie nel frattempo, così almeno te c'hai anche, oltre che superare il livello, ecco, evitare i nemici, fare i salti giusti, eccetera, eccetera, hai anche un minimo di secondarie da fare. Così almeno i personaggi non sono di contorno, diciamo, sono lì, diciamo, a fa qualcosa. Un po' come succedeva con Hi-Fi Rush, tra l'altro amatissimo gioco, bellissimo Hi-Fi Rush, ma lì per esempio c'è un po' tutto di contorno. Qua invece non so di contorno, questa è una cosa molto simpatica. No, non so di che questo è meglio di Hi-Fi Rush, ovviamente, però stiamo parlando anche di altri tipi di progetti, altri tipi di aspettative differenti. Però questo devo dire che si difende bene ora come ora. Dove devo andare? Scusatemi. Ah, eccolo. No. Oh shit. Ma quanti sono? La prospettiva non aiuta fortissimo, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Questo è sonicchissimo, ragazzi, comunque. No! No!
stavo il flow, mi ha fatto perdere il flow. Niente. Mi piace ragazzi, mi piace. Mi piace il flow del gioco, mi piace quello che si può fare. Mi piace che sia speedrunnabile in qualche modo, se conosci bene il livello ovviamente. Un po' come appunto Sonic, no? Sonic è speedrunnabile, se conosci molto bene i livelli. Eccala. Mi piace che cambia anche la musica quando ti stanno per arrestare. Qui escono i pinguini 100-100. Ah ok, questa è la fine del livello, devo salire il più in alto possibile per fare la storia delle cose qui. Questo posso tagliarlo. Ah, ci sono pure le monete. Vabbè, va. Sono caduto nel peggior modo possibile. Inizia, sì, inizio, che famo? Serio? Quanto dura sta cosa? Ah, una soltanto. Forse sulla base dell'altezza in cui scendiamo possiamo farne più di uno e quindi guadagnare più punti. Ci siamo persi un tizio, un tipino da aiutare. Non proprio bene questo livello. Dunque ragazzi, io direi, per questo video ci fermiamo. Devo dire, innanzitutto grazie mille Private Division. Gioco spettacolare, coloratissimo, divertente. La musica che ti accompagna bene, al di là dei problemi iniziali, insomma, che abbiamo visto un po' di delay, un po' di muto, ma non so se magari era voluto oppure no. Comunque, in generale, bellissimo, straconsigliatissimo, e non lo dico perché me l'hanno mandato, lo consiglio perché mi piace e perché al 100% lo vado a installare sulla Steam Deck e me lo finisco sulla Steam Deck. Questo è il classico gioco da Steam Deck, per quanto mi riguarda. Bello, anche se ovviamente sul computer, non è che sta a dire che se non ce l'avete la Steam Deck non ve lo dovete giocare. È molto carino anche sul computer, anzi, potete godere, diciamo, dei fondali, forse ancora meglio. Promossissimo, promossissimo. Mi piace il flow dei livelli, mi piace la velocità con il quale puoi completarli e mi piace che il gioco sia speedrunnabile, appunto. Bello, 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 bello. Stramega consigliato, stramega consigliato. Da me per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.